Catanzaro-Brescia termina 4-2, c'è un'estasi, veramente un'emozione incredibile, veramente difficile mantenere la calma, ma come sempre siamo qui presenti con voi per parlare veramente al termine della partita più bella della stagione. Non è la prima volta che ci ritroviamo a dire la partita. Ti dico una cosa. Dobbiamo prendere l'album delle figurine e baciare prima di dormire tutti i giocatori del Catanzaro stasera, i tecnici, i collaboratori, quelli che sono stati allo stadio, perché ci hanno regalato un'emozione straordinaria. Insomma Paolo, veramente emozione incredibile. Ne approfitto per salutarvi qui con voi come sempre Emanuele Panza, Paolo Carnuccio e Francesco Lupo. Allora, possiamo dirlo, partita più bella dell'anno, insomma, c'è stato tutto, errori, grandissimi gol, rimonte, contro rimonte, supplementari. Partiamo da Francesco, che partita è stata? Cerchiamo di razionalizzare anche se è impossibile. È difficile parlare di tattica e di tecnica oggi, ma davvero è una squadra che è andata oltre qualsiasi ostacolo. A 10 secondi dalla fine eravamo fuori dai playoff. Questa squadra ci sorprende ogni volta di più. Parlando della partita in sé, siamo stati bravi, loro sono una squadra fortissima, i prof saranno tutti così. Ora è difficile non ragionare a martedì con tutti gli acciacchi. Per 95 minuti abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto della fortuna, dei rimpalli, delle situazioni, degli episodi, una cosa allucinante. Poi dopo che abbiamo fatto gol, la partita è cambiata e lì si è vista la squadra che ha sempre dominato questa sera, la squadra più forte, la squadra che ha giocato col cuore, con la grinta, con la tattica, con quello che aveva a disposizione, ma con un grande, grandissimo pubblico dietro le spalle, una curva immensa, uno stadio fantastico. Baciamole stasera le figurine dei giocatori, perché ci hanno regalato un'emozione straordinaria, una partita che rimarrà nella storia. Insomma, l'emozione è veramente quasi incontenibile, perché quello che è successo stasera è difficile veramente da spiegare. Paolo, cerchiamo veramente di dare un senso a ciò che è successo qui. Di fronte a voi ci sono tre generazioni, la mia, quella tua, insomma, che ha vissuto anche epoche veramente diverse da quelle che stiamo vivendo, e quella di Francesco, che insomma rappresenta lui e tanti altri ragazzi che stanno vivendo queste emozioni per la prima volta. È veramente difficile cercare di dare un senso, uno spunto tecnico-tattico. Io sono d'accordo con te, come sempre, se c'è una squadra che ha cercato di giocare, di proporre gioco in maniera propositiva, è stata il Catanzaro. Poi potremmo stare qui a parlare delle numerose perdite di tempo che sono successe, e bisogna anche essere oggettivi, sono state attuate sia da una parte che dall'altra, quindi veramente non andrei a parlare di perdite di tempo, di episodi, perché comunque queste partite vivono di queste cose. L'abbiamo visto l'anno scorso tra l'altro, Francesco, il Bari per esempio, che adesso è coinvolto nei playout, l'anno scorso ha perso i playoff all'ultimo secondo in casa di fronte a 60.000 spettatori. Ora ci ritroviamo contro una Cremonese fortissima, possiamo parlare di miracolo, perché oggi il Catanzaro va avanti con Donnarumma e Brignola, che tutto erano stati fuorché protagonisti quest'anno. La rivincita di Donnarumma e Brignola, sono entrati in campo con cuore, con grinta, oltre magari quei due o tre limiti tecnici, ma hanno svoltato la partita, anche Stop che ha fatto i chilometri. Ora è difficile, ripeto, pensare a martedì dopo una partita del genere, però cerchiamo di recuperare tutti gli acciacchi e tornare. Dobbiamo andare a letto a riposarci per martedì e sempre baciare questi straordinari ragazzi, questo mister e tutti i collaboratori, perché siamo il Catanzaro, questo pubblico meraviglioso, questa curva eccezionale. Veramente lo ripeto per chi ci sta ascoltando, magari lo sapete, poi la striscia viene pubblicata su YouTube, che è una piattaforma dove comunque le cose possono essere riguardate anche in futuro. Magari ci ritroveremo qui tra mesi, anni,
a riguardare questo momento, ed è giusto che sia così. Oggi noi, Paolo, abbiamo parlato con Paolo per tutto l'anno e da diversi anni, e con Francesco, che comunque è una new entry da poche strisce, che però ci sta accompagnando. Io direi, Paolo e Francesco, oggi è giusto viverla così, con emozione. Quindi per chi si aspettava magari una striscia tecnico-tattica, no, ovviamente sì, vi rimandiamo, vi rimandiamo a domenica, a lunedì, perché comunque dobbiamo anche noi stessi sbollentare da questa grandissima emozione. E prima Paolo e poi Francesco e poi chiudiamo. Come andiamo a giocarcela con questa Cremonese, con questo cuore, ma soprattutto abbiamo rispolverato effettivamente delle pedine che possono darci una mano? Senza paura, sempre con serenità, con tranquillità, con la consapevolezza di avere alle spalle una spinta straordinaria del pubblico, della curva, e consapevoli delle nostre forze. Non abbiamo più niente da preoccuparci, ce la giocheremo fino in fondo. Dobbiamo affrontare la Cremonese, come ha detto Paolo, con tutta la tranquillità del mondo, consapevoli che noi già stasera abbiamo vinto i nostri playoff. Ragazzi, io non posso che essere d'accordo con voi, come sempre, da Emanuele Panz, da Paolo Carnuccio e da Francesco Lupo. È tutto per questa striscia, insomma, un po' diversa dal solito, però è giusto così. Godiamoci questo momento, perché per veramente tanto, troppo tempo abbiamo subito umiliazioni, sconfitte in casa, il Catanzaro che ha perso non so quanti playoff in casa. Era giusto che i ragazzi in primis e tutta la città di Catanzaro si concedesse anche questa vittoria, indipendentemente poi da quelli che sono stati gli episodi, dei quali comunque parleremo tra domani e dopodomani. Vanno analizzati molto velocemente, perché c'è subito un'altra partita, anzi andata e ritorno, quindi altre due partite da giocare. Però veramente io direi che il monito è: godiamocela fino in fondo, perché ce lo meritiamo, se lo meritano i ragazzi. Da noi tre è tutto, vi rimandiamo a tutti gli articoli che usciranno su www.scanzaro.net. come sempre, forza giallorossi e alla prossima, ciao.